Si gira Cherries, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sakuri, vivo e lavoro in Norvegia da ben 8 anni ormai e sia qui sul mio canale YouTube che sugli altri social che uso per restare in contatto con voi, Instagram, Facebook, Telegram e TikTok, di cui trovate i link qui sotto nell'info box. Su tutti i miei social potete trovare informazioni su tutto quello che riguarda la Norvegia, ma proprio tutto quello che vi viene in mente. Oggi vi propongo un altro episodio della nostra serie di video informazioni a caso sulla Norvegia e oggi parliamo di un argomento che sta tantissimo a cuore ai norvegesi, è qualcosa di cui si parla super spesso a scuola, sul posto di lavoro, ma in generale in qualsiasi occasione sociale che preveda un'interazione tra esseri umani. Parliamo nello specifico di uguaglianza. L'uguaglianza e il diritto di ogni persona, di ogni individuo ad essere considerato uguale, alla pari, sullo stesso livello degli altri individui attorno a lui è uno dei valori fondamentali e più importanti per la società norvegese. In Norvegia si dice che ogni individuo abbia la stessa importanza, lo stesso valore, indipendentemente dall'età, dal genere, dal livello di abilità fisiche o cognitive, dal background culturale, indipendentemente dall'appartenenza etnica, indipendentemente dall'orientamento sessuale. La società norvegese lavora per dare a tutti gli individui pari opportunità, indipendentemente dalla propria condizione di partenza. Alcuni esempi sono l'offerta scolastica e il supporto a livello scolastico per tutti gli studenti con qualsiasi tipo di disabilità, l'insegnamento della lingua norvegese agli stranieri e il principio di parità salariale per chi svolge lo stesso lavoro, lo stesso tipo di mansione. Uno dei vanti, potremmo dire, della società norvegese riguarda il fatto che già dagli anni 70 si sia posta una grande attenzione sui diritti delle donne, sui loro diritti all'interno della società e sulle loro opportunità sia a livello lavorativo che nel campo dell'istruzione. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, ad esempio, attualmente, ad oggi, il numero delle donne che lavorano è quasi pari, quasi equivalente al numero degli uomini che lavorano, è leggermente inferiore, però tendenzialmente potremmo dire che le due cifre quasi si equivalgono. Esistono ad oggi in Norvegia alcuni lavori che sono tipicamente associati alla sfera maschile, altri che sono più tipicamente associati alla sfera femminile. Dal di fuori si potrebbe dire di no, in realtà sì. Ci sono, ad esempio, come potremmo dire nel resto del mondo, più uomini impiegati nell'ambito STEM, diciamo scientifico, tecnologico, più uomini che fanno lavori manuali fisicamente abbastanza pesanti e più donne che lavorano, ad esempio, nel contesto della cura della persona. Ciò nonostante, se vi devo riportare la mia esperienza personale, io mi sono stupita quando sono venuta a vivere in Norvegia, ma me ne stupisco ancora ad oggi, mi stupisco di vedere quanto rispetto all'Italia questa divisione tra lavori per uomini e lavori per donne sia meno evidente. Ho visto ad esempio tantissimi uomini fare i maestri d'asilo, che non è una cosa super comune in Italia o in altri paesi. Ho visto tantissime donne lavorare in ambito tecnico-scientifico, ma soprattutto ho visto anche tante donne fare lavori fisici che ritengo veramente molto pesanti. Ho visto donne, ragazze anche giovani, 18-20 anni, lavorare nel fish farming, nelle fattorie dei pesci. È un lavoro veramente pesantissimo, si passano tante ore all'aperto in mare, esposti alle intemperie, bisogna
maneggiare strumenti molto pesanti, insomma, non è un lavoro facile. Ho visto anche tante donne lavorare nelle costruzioni, lavorare come autiste di camion, cosa che in Italia normalmente non vedo, quantomeno non vedevo prima di trasferirmi qui. Altro punto, chi lavora di più part-time? Lavorano più part-time gli uomini, le donne o le cifre si equivalgono? Ad oggi in Norvegia sono ancora di più le donne che scelgono di lavorare part-time. Questione istruzione. In genere chi tra gli uomini e le donne raggiunge un livello di istruzione più alto? In questo caso possiamo dire invece che i numeri si equivalgono, ci sono all'incirca lo stesso numero di uomini e di donne che arrivano ad avere il massimo grado dell'istruzione. Altro dato, secondo me, abbastanza interessante che riguarda il mondo del lavoro e diciamo la categoria che maggiormente occupa posizioni di leadership. Attualmente in Norvegia sul totale sono 2/3 gli uomini che occupano posizioni di leadership contro 1/3 dei leader che invece è rappresentato da donne. Un altro dato che mi è sembrato interessante, che vi voglio riportare, è chi ad oggi in Norvegia tra uomini e donne si occupa maggiormente delle faccende domestiche. Sono ancora le donne ad occuparsi maggiormente della casa. Ad oggi sono ancora le donne in Norvegia rispetto agli uomini che dedicano più tempo alle faccende domestiche, anche se secondo le statistiche pare che negli ultimi 10 anni sempre più uomini stiano iniziando a dedicare sempre più del loro tempo libero alle faccende domestiche, aiutando le loro compagne in casa. Per il finale del video mettiamo da parte le questioni relative al genere. E parliamo invece di etnia e background culturale. Esiste in Norvegia una legge dal 2005, la legge numero 185. Questa legge in norvegese si chiama Rasismeparagrafen, che potremmo tradurre con paragrafo sul razzismo o legge sul razzismo. E vi cito testualmente: questa legge sul razzismo proibisce le dichiarazioni discriminatorie ed odio rivolte contro l'etnia, il colore della pelle, la visione del mondo, la religione, l'orientamento sessuale o le disabilità delle persone. Lo scopo di questa legge è quello di proteggere le minoranze e in qualche modo, se vogliamo, di limitare la libertà d'espressione, che in Norvegia è comunque, come avevo già menzionato in altri video, uno dei valori più importanti. Si dà grandissima importanza alla libertà d'espressione, ma fin tanto che questa libertà d'espressione non diventa discriminazione nei confronti di qualche categoria. E qui in realtà saltano fuori un paio di argomenti molto interessanti, quello della libertà di espressione, su cui ho già in mente un video, che però mi costa un po' di tempo preparare, quindi uscirà prossimamente, ma non saprei dirvi quando. E questione razzismo, anche su questo argomento ho già in mente dei video. Mentre invece, sempre sulla questione discriminazioni, ho già pubblicato un video che vi lascio linkato qui in alto nell'angolino, riguardo all'omofobia. Io, come sempre, vi ringrazio per aver visto il video. Questi video della nostra serie Informazioni a caso sulla Norvegia sono sempre così un po' caotici forse, ma danno tanti spunti di riflessione. Quindi, se vi va, se volete approfondire qualcuno degli argomenti che ho citato, potete lasciarmi qualche domanda, una vostra considerazione qui sotto nell'info box. Vi leggo sempre super volentieri, sono molto contenta quando si creano delle discussioni costruttive sugli argomenti di cui vi parlo nei miei video. Ovviamente sono argomenti di cui vi parlo perché interessano in primis a me, ma penso e spero che possano interessare anche a voi, quindi assolutamente scrivetemi, io vi leggo, come dicevo, molto molto volentieri. Alla prossima, al prossimo video, un bacione, adebra!